Giacomo Ortisa Belve, ero in vaghi tu di Fabrizio c'era intimità tra di noi, stasera l'intervista. Giacomo Ortisa Belve, ero in vaghi tu di Fabrizio Corona, c'era intimità tra di noi. Stasera l'intervista. Giacomo Ortis, medico e protagonista di innumerevoli reality. Si racconta a Belve, in onda domani sera in prima serata su Rai 2. A cominciare dai tanti interventi estetici che hanno completamente cambiato la sua fisionomia, molte volte. Quando scorro velocemente le vecchie foto sul telefono, non mi riconosco più. E quando la Fagnani chiede se questo non sia straniante, Ortis risponde, sì, fa strano. Ma ci si abitua a tutto nella vita. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice. Cambiamenti che sembrano incontrare il favore del pubblico. Ma non quello delle app. Una volta ho provato con Tinder, ma mi scambiano per un fake e mi chiudono il profilo, dichiara ridendo Ortis. Parlando del suo patrimonio e degli ingenti guadagni che Ortis realizza con le cliniche di medicina estetica. Rivela, io non lo so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta, 200 euro a settimana. Alla domanda della Fagnani se i soldi li gestisce il padre perché lui è incapace. Il chirurgo risponde, d'altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all'antica. Vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Quando la Fagnani chiede perché accetta tutto questo, Ortis risponde, mio padre è fatto così, è come il padre di Britney Spears. A proposito di un chiacchierato flirt con Fabrizio Corona, iniziato dopo un incontro in aeroporto. La Fagnani gli chiede se fosse innamorato di Corona, e Ortis rivela, sicuramente ero invaghito. Sì. Alla domanda se l'amore fosse ricambiato, Ortis risponde, ti direi di sì. E la conduttrice insiste, ma quindi è amicizia o amore, un ibrido afferma Ortis svicolando. E allora la Fagnani, ma si è sentito in competizione con Nina Morico con Belen? Ortis replica, quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte.